Pierluigi Bolla, presidente di Valdo Spumante, uno dei player di riferimento della spumantistica italiana. Il successo nei mercati mondiali del Prosecco, la ricetta. Beh, la ricetta, diciamo che negli ultimi 20 anni il consumo di vino è cambiato, i gusti sono cambiati, lo stile di vita è cambiato, le occasioni, diciamo, di consumare bollicine a casa, fuori casa, si sono modificate. Ecco, il Prosecco credo abbia interpretato nella maniera migliore quello che è questo cambiamento di stile di vita della nuova generazione. Se uno pensa al consumo di vino come era negli anni 80, prima del metanolo, quando in Italia e in Francia si consumavano 140 litri pro capite, l'anno scorso mi pare il consumo è sceso a 40, ecco, in questi 30 anni il consumo di vino si è modificato, così come l'offerta di vino si è modificata. Una maggiore qualità, una maggiore attenzione al consumatore, un equilibrio maggiore tra costo e qualità, tra prezzo e qualità. Ecco, all'interno di questo, un po' per la moda delle bollicine, un po' perché in effetti i gusti e gli stili di vita sono cambiati in Italia ma anche all'estero, il Prosecco è quello che ha tratto maggior vantaggio da questi cambiamenti. Presidente, qui a Vinitaly voi avete una ricorrenza speciale. Beh, la Valdo quest'anno compie 90 anni, nasce nel 1926 e quindi sono 90 anni. Continua l'impegno della mia famiglia nel mondo del vino, un impegno che inizia nel 1883 con il mio bisnonno Abele. E l'anno scorso la sesta generazione è entrata in azienda con mio figlio Sergio e poi entreranno altri cugini e altri nipoti, quindi diciamo la famiglia continua ad andare avanti e si prepara alle nuove sfide dei prossimi anni. Peraltro un modello Prosecco da utilizzare anche nella spumantistica di altre tipologie di uva. Sì, beh, chiaramente la Valdo nasce a Valdobbiadene, rimane a Valdobbiadene, si rafforza a Valdobbiadene, è strettamente legata con Valdobbiadene. Però io credo che in Italia ci siano delle altre opportunità di spumanti, di vitigni che possono essere spumantizzati bene, che possono essere portati al consumo in Italia ma anche all'estero. Ecco, l'esperienza che Valdo ha, le conoscenze tecniche che noi abbiamo anche non solo di produzione ma anche di marketing e commerciali, credo che possano essere messe a disposizione per cogliere delle opportunità di altri vitigni. Quest'anno presentiamo la Falanghina Extra Dry e la Passerina Brut ed è l'inizio di un progetto di spumanti regionali che porteremo a termine nei prossimi anni, così come inizierà anche un percorso di produzione all'estero. Grazie Presidente. Grazie, grazie a voi.